Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, ciao pubblico, ciao amici della 7D, ciao amici di Cuochi e Fiamme, ammazza com'è vestita Fiammetta Fadda! Basta, la puntata finisce qua! Fiammetta Fadda! Una principessa araba! È così! Ammessatami, abbassiamo il toni, abbassiamo il toni. Riccardo Rossi. Ammazza come è vestita Chiara Marchi! Allora, due belle donne! Lucilla da Roma! Grazia da Monza, ma vive a Milano! Dove? Che zona? Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni. Allora, sapete come funziona? Quattro sfide. La prima non vi dà punti, chi la vince però sceglie dopo, quindi è un piccolo vantaggio. È veloce, è di manualità. Non sono quelli delle Olimpiadi e non sono quelli che Riccardo Rossi regala alla sua amata Chiara Marchi, ma sono onion rings, anelli di cipolle, buonissimi, fantastici, facili da fare, poveri, e se ne mangiano mille. Voi avete tre minuti però per farli. Olio già caldo, via! Mi guardano e ridono e io sto bene, perché stare in mezzo a due donne che ti sorridono è sempre Bravo. Un piacere. Hai detto una bella cosa. Sì. Siccome non guardate me, ma guardate in basso, questi ve li porto. Ti dico che è stato il mio primo pasto quando sono andato negli Stati Uniti d'America. La prima cosa che ho mangiato appena sbarcato è stato un onion ring. Stava lei, Santa Monica. Però il problema è che spesso quelli che si mangiano in giro, specie nei fast food, non sono l'anello naturale che fa la cipolla quando si taglia, ma sono, diciamo, fatti di pasta di cipolla reinseriti in una pastella e fritti, sai? Ah, ma è vero? Se volete farli a casa così, che è facilissimo, vi do un consiglio. La cipolla, fra strato e strato, ci mettete il ghiaccio. Ha anche, aspetta, ha anche una sorta di pellicina sottilissima biancastra. Quella brucia subito in frittura e poi puzza di bruciato. Allora, quando tagliate l'anelli, poi nell'acqua, voi con le mani prendete dall'interno dell'anello e si sfila un attimo, è elastica, quindi non si rompe, viene via subito. Se la private di quello, evitate che vi venga cruda fuori e bruciata dentro, ma vi concentrate sulla frittura della parte polposa. Sarà buona idea. Dura che se lo facciano. Però e poi è molto carina anche sopra l'hamburger, come ci sta. Finale stupendo. Ci sta. Qui però non lo vediamo di solito. Però vediamo se la vediamo minuti caramellata, ma così no. Dai, ci siamo quasi. Tanto è chi li fa meno peggio. Tanto Riccardo li mangia lo stesso. Va bene. Dai, 10, 9, 7. Stop! Piatti sull'alzabile, belli, bellissimi, 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 brave, brave, brave. Grazie. Va bene così, e la sfida è per mettervi in difficoltà, tre minuti. Oddio, aiuto. Leggerissimo. Questo è il primo piatto che ho mangiato quando sono sbarcato in un incubo. Esatto. Quindi, dai. Questi. Grazie, grazie a Vince la prova di manualità. Allora, vediamo di migliorare. Qui ci sono 10 minuti. Agnolotti o strozzapreti? Strozzapreti. Strozzapreti. Lei ride, è contenta. Strozzapreti, questo è l'ingrediente della prova di abilità. Strozzapreti, da lì dovete ricettarli. Quella è la base di pasta. A vostro gusto e piacimento, andate giù di sapore, vi do questo consiglio io perché conosco i miei tre giudici. Avete 30 secondi per fare la spesa dietro di voi. Aspetta, aspetta, aspetta. Via!
Mi piacciono le concorrenti di oggi. Oggi io vado giù pesante di sapore. Oh. Strozza preti, mezzo chilo. 300 grammi d'anduia. Mezzo bicchiere di vino bianco, 20 pomodorini ciliegia, prezzemolo, 2 foglioline di basilico, pepe nero, poco. Basta, si proprio pam! Piatto anche dell'ultimo minuto. 3, 2, 1, stop! Pesciolino e capperini, macinato e pomodorini. Diversi, entrambi sembrano buoni, 10 minuti, via! Oh là! Allora... Che fai? Prendiamo gli asparagi, li pieghiamo su se stessi e li infiliamo nel pentolino. Sì, a lessare. Che lavoro fai? Sono un'impiegata, lavoro nel campo dell'informatica da tanti anni. E perché ridi quando mi guardi? Io sorrido sempre. Bello, un applauso a questa cosa. Allora guarda, ti insegno una cosa che ho imparato in Africa. Sì. Dammi il pugno, che si saluta col pugno. Fai così, apri la mano, vuol dire che sorge il sole per le persone che ridono. Bella, sempre. Mi piace. Sì, questa è la manziata dei Masai. Dopo ti insegno due o tre cose, sì. Riccardo. Allora, brava, l'acqua non è salata. Che fai di ricetta? Gli strozzapreti colorati. Mettiamo un po' di colori italiani, come puoi vedere, perché facciamo gli strozzapreti con gli asparagi, pomodori, i pelati ovviamente, non passati. E questo? La ciccia. E la cuoci tipo un piccolo ragù? Sì. Ok. Ma gli asparagi hanno una doppia cottura, cioè sotto cuociono, ecco. E sopra li lasciamo crudi? O gli diamo un colpo a metà e li facciamo cuocere? Come li usi? A rondelle dopo? No, qualche punta mi serve per guarnizione, per cui un paio... Per cui se si tagliano le punte e si aggiungono dopo in cottura, si cuoce bene il gambo e la punta rimane al dente. Io dopo aver messo l'aglio e la carne quasi ritirerei su. Mi fai un bel primo piano sulla French manicure? Guarda che cosa c'ha qua, una siepe di fiori. Mi dai un paio di secondi in più poi? Eh? Mi dai un paio di secondi? Bene, okay. Vabbè, do fastidio anche a lei. Che lavoro fai? Impiegata. Dove? Ma secondo me se noi togliamo queste Bravo, cose... Bravo, è vero, grazie. Ma lo so che è colpa mia che mi distraggo. Sì. Ecco. Tu devi dire no. No, non è vero, scusa. L'acqua è salata? Sì. Ok. Allora, Cupper House con l'olio. Che fai? Questino? Allora, esatto, un pesto di base sugli strozzapreti, poi metto questo freddo di rombo fatto appena insaporire con del vino bianco sfumato, in modo che non ci sia l'alcol. Brava, stai dealcolizzando il vino. Sì. Ok. Bravo. Allora. Grazie. Per la passione della cucina ognuno la prende da qualcuno. Io sono partito con mia nonna che è la mia tata che mi faceva cucinare per tenermi buono. Tu? Per esigenza? Un po' per esigenze, un po' per passione che ho scoperto poi a distanza di tempo. Nel senso che a un certo punto ho smesso di fumare. E quando ho smesso di fumare ho scoperto che anziché fumare la sigaretta era meglio cucinare. E poi perché ho un marito molto esigente, no? A origini... Allora, prima sei partita a fargli la frittata con le zucchine, so. E poi dopo sono passata al pesce al disastro, cartoccio. No, ma sono i tuoi cavalli di battaglia, come sì, un disastro. Sì, no, vabbè. No, quella frittata era indecente, veramente. Come si chiama tuo marito? Aurelio. Aurelio! È di là, mi sa. È di là? Ah no, è lì. Ah, è lì. Pubblico. È in pubblico, però non so dove adesso. Si nasconde. Si nasconde. Se vedete uno che Oddio, fa così. Oddio, che figura faccio oggi? Ma come, che figura fai? Speriamo bella. C'è un bel kit di attrezzi che vi aspetta. Ho seguito il tuo consiglio. Ma guarda un po', ho tagliato gli asparagi in due. Aspetta che vado a togliermi il dente. Anzi, queste denti ve li affilate. È facilissima. Padella calda antiaderente, un goccio d'olio appena e ci fate sciogliere l'anduia. L'anduia ha già tutto dentro, il peperoncino, il sapore, la parte grassa. Si scioglierà, mi raccomando, non bruciatela. E lì aggiungete i pomodorini. Allora, io non ho mai dato una ricetta dove si mette il vino con i pomodorini, perché da acidità su già un qualcosa di acido. Però qua una sfumata di vino bianco, che potete anche in questo caso far dealcolizzare a parte e aggiungere al fondo, gli dà un senso di freschezza e sta bene, toglie un po' di grasso e di avvolgenza all'anduia. Alla fine i gambi di prezzemolo e il basilico e ci saltate i vostri strozzapreti. Non importa nemmeno risottarli tanto perché l'anduia rende questo sugo super avvolgente. Sembrerà un ragù rossissimo e scalda molto l'ambiente. Bene, strozzapreti, Chiara Masci. Stavo pensando a una crema in realtà di ricotta e menta, molto fresca, un pesto di menta emulsionato con la ricotta e dei gamberi rossi da mettere quasi a crudo.
però perché c'è la ricotta che magari dà consistenza, se no mi viene in mente un ragù comunque bello corposo, un ragù consistente. È una delle paste da evitare, buonissima, però da evitare come i bucatini quando si ha una bella camicia bianca come Riccardo e si va a cena al ristorante in due, perché vi macchiate. Sì. Vabbè, basta prendere anche i lembi della tovaglia, legarli dietro e mangi. Direttamente alla tovaglia. Sarà per questo che siamo single. Ovviamente si arrabbia perché dice che noi ci vero, sì. Strozza preti, buoni sempre, nel mio caso salsicce e funchi. Anche lì bello avvolgente come su. Cremolaus, molto bene. Cremolaus cosa vuol dire? Cremolaus di salsicce e funghi, un cremolaus sopra che cade a pioggia, un altro po' di pecora, una spruzzata di pepe, 3 litri di frasca di bianco gelo secco, il caffè, la vodka, il conto, arrivederci. Domenica a pranzo Fiammetta non mangia gli strozzabretti, lo dico. Come no? Li ho mangiati molto buoni, come giustamente ha sottolineato lei, dicendo come no. Ah, come no. Li ho mangiati molto buoni all'interno della Liguria di Ponente con una crema di Prebojon, che sarebbe... Non lo so neanche io. Che sarebbe una crema fatta con le erbe di campo raccolte sulle fasce liguri. La primavera? Quando l'hai mangiata? Sì, in primavera, ma si può anche mangiare in autunno, ci sono ancora le erbe. 2 giorni però con... d'autunno. Perché è molto buona con sopra, per esempio, delle teste crude di porcini piccoli piccoli affettati. Mazza ragazzi, lei gamberi rossi, lei... Beh, diciamo, cosa dici? Il piatto suo costa 59 euro. Anche quello di Chiara, super giù. Il mio costa 12. Sì, però poi ce ne vuole 20 di palestra. Vabbè, ognuno c'ha. Bello. Allora, tutto questo... Chapeau. Cose tra me e loro che non sempre si vedono a cuochi e fiamme. Avete 1 minuto e 10. Se lo risparmiate ve lo potrei concedere dopo, chissà. Ok, ma vedremo. Tu dici a me che me frega, io ce l'ho, lo uso tutto. Esatto. Questo è il trito di Kapper House. Esatto, olio. Esatto. È esatto. Bello forte, eh? No, perché è un po' smorzato dal pane toscano senza sale. Metto un po' di pasta dentro qua. Appena li tiri su ti si omogenizza. Ok, va bene, grazie. Mm? I consigli sono sempre ben accetti. Sui primi piatti, io dico sempre, non state a decorare troppo il piatto. No. Una bella brava così anche preciso, perché i primi piatti hanno poco per essere mangiati perfetti. Ribadiamo, spesso il tempo in più potrebbe essere negativo, dovrei a un certo punto metti sull'alzata. Okay. brave 30 secondi in anticipo, brave, grazie. Ta-da. Belli. Semplici anche. Buoni. Allora, dai, partiamo con la ciccia. Senza troppo. Che macinato hai usato? Che bella. Gesù. Maiale. Maiale. Prosciutto proprio. Bellissima, cattiva, da vedere. Effettivamente. Già alla vista era un bel piatto, ben condito, è molto buono, saporito. Il formaggio va preso perché non è tanto salato il condimento. Mi piace l'idea di aver lasciato l'asparago croccante. Brava. Allora. Guarda che bel pezzo di formaggio che c'è qui. No, questo è aglio, Simo. Ah, non lo vuoi. Certe cose ancora non le sai, eh? Allora. Non l'hai capita col primo bocca. Ha ragione chiaramente. Quindi? È buono pure. Quindi? È buono l'asparago freddo. Freddo. Non cotto. Non voglio dire non cotto tanto. Mangiare. Non vabbè. Cotto tanto. Basta. Lasciala Fiammetta, dai. Vado, oggi addirittura faccio il giro. La servo io Fiammetta. Grazie. Santa. Una puntina che... Okay.
È un piatto molto piacevole, molto ghiotto ed è anche cotto bene con queste verdurine molto croccanti. Io non avrei usato con l'asparago il pomodoro, perché secondo me non combina, va fatta una pasta in bianco, questa come mia idea, però il sapore c'è. Passiamo al pesce. Chi ha fatto quella faccia, grazie? No. Allora, sotto c'è, ecco, brava Chiara, sotto c'è un pesto a crudo di capperini, olive nere, olio. Non fa bene ad. E poi rombo. Ti piace, Gioia? Mi piace, Gioia. È buonissima. È molto buona, il problema è che il rombo viene praticamente coperto totalmente dalla tapenade, come la chiama lui, perché è molto forte. Tu l'hai già messa come letto, l'hai riutilizzata sopra per condire? No, sopra non ce l'ho messa, messa intorno, solo intorno. È che però mescolando ovviamente è molto forte, molto... mi piace, avrei messo un po' meno condimento e col pesce sarebbe stato in abbinamento buono. Okay. Così è un po' coperto. Poi il rombo è molto delicato. Lo so. Il rombo è buonissimo. Riccardo Rossi non ama il pesce. Sì. Lei era un po' preoccupata perché dice Riccardo non ama troppo il pesce, però si è spazzolato anche il rombo. Il rombo va tenuta lontana la tapenade di Olive House, però più leggera. No, non so se avete sentito tutti quello che ha risposto Chiara Maci. Ho detto, ma Riccardo non ama troppo il... E lei, sì, ma il rombo sì. Mi ama. Mi conosce. Cioè, ragazzi, mi fate paura. Sì. Dai più rombo a Fiammetta, che è la più brava di noi. Grazie. Too much. Poteva... Troppo salata o troppo forte? Troppo forte, cioè troppo oliva, la pasta di oliva. Dovevo metterci più domina pane, tutto, che lo stavo quasi dimenticando. Per cui voglio dire, scompare completamente la grande idea di avere il rombo, che è delicato, quindi un pesce così nobile scompare sotto il condimento. Peccato. Peccato. Mi piace. Signori miei, Celeste, strozzapreti con asparagi, ragù istantaneo di maiale e pomodorino. E poi passare a strozzapreti, che era il tema della sfida ovviamente, con rombo e pesto di olive e capperi. Chi vince? 14-10 per Lucilla. È piaciuto più la sostanza del pesce. Adesso mi spieghi come t'hanno fatto sta roba sulle unghie. Pubblicità. Bentornati in studio. Ci siamo fatti degli strozzapreti. Preti al bacio. Sono rimasto strozzato anch'io, appunto. 14-10 per Lucilla. Sesamo o datteri? Sesamo. Ci piace di più a tutti, credo. E il sesamo è l'ingrediente base per la prova di creatività. Sia bianco che nero il sesamo. Se si tosta profuma, questo non è un consiglio, ma è un indizio. Però con quello si fa poco, serve la sostanza. Tutto dietro di voi, 30 secondi, via! Grazie. Allora, Lucilla mi esce con aglio. Uova. Uovo. Melanzana. Melanzana, prezzemolo, riccio, basilico, limone. Di qua tiriamo fuori del tonno fresco, aglio, pepe, pasta, brisè? No, pasta sfoglia. Pasta sfoglia. Mandarino pelato a vivo. Ginger, ci piace, il limone. Basta? Stop! Ah, lei ha preso il tie-in. Ora ne parliamo. Fai un altro viaggetto? Fatto, scusa. Ce
l'offerta 3x2, via! 10 minuti! Allora, Tain. Questo Tain, un amico vostro. Tain. 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 Tain, via qua. Il Tain è semplicemente una pasta, una raffinazione del sesamo, una pasta di sesamo. Molto buona da così in purezza è un po' pastosa. Però apri aggiunta di sesamo. Di sesamo, è pasta di sesamo. È buona molto aggiunta tipo allo yogurt, qualcosa che gli dia fluidità, un po' d'olio. È buonissimo anche sul crostini o su, per, anche per fare delle salse. Ma tu come lo usi? Io ci faccio una bella salsetta, è vero, per guarnire. Queste sono delle polpette alle melanzane. Ok, che farai impastando tutto a crudo? O la cuoci prima la melanzana? No, la passo velocemente... l'olio. Sai che è pericoloso tagliare con tutte le cose qui vicino? Dove sposto? Quindi allora, prima la friggi. Sì. Poi l'aggiungi al pane ammollato. Sì. Un pochino di farina e poi passo nel sesamo. Ovviamente allego tutto quanto con l'uovo. L'uovo. Sì. Ok, ma... sì. Aggiungi paprika? Cioè, la paprika... le erbe come le usi? Per fare la salsa o le metti nella polpetta? Fare la salsa. Diciamo che... non voglio però svelare proprio tutto. No, diciamo che l'idea era quella di pucciarle poi in questa salsetta. Ok, perfetto. Perché sai, ci sono anche delle persone, e nemmeno poche, che ci seguono, che poi vogliono rifarle a casa. Quindi io devo tradurre non solo ai nostri tre giudici, ma anche a casa, capito? Quindi se te la volevi tenere segreta... non venivo qua. Esatto. Perché? Io tagliavo bene con coltello, però. No. Non vuoi contraddire uno chef, ci mancherebbe. No, sui coltelli in punto. Ah, perché? Per il pesce? Prima di tutto perché è seghettato e rischi di sfibrarlo il tonno, perché ah, è affine. Okay. Ok, guarda come lo tagli più preciso. È vero, quello. È vero. È vero. Grazie. Ma tu guarda un po'! Non si finisce mai di imparare. Ma quella devi accenderlo? Dopo. Dopo adesso, faccio, sì, tanto ci mettono poco a Simone, spiega i fondamentali delle lame. Detto, ecco, tre. Lame. Dai. Cioè, tre lame. Allora, tre. E col il seghettato, che sia questo qua, quindi il coltello da pane, che diciamo non taglia, ma straccia, quindi si usa sulle cose croccanti, sulle cose più dure, dove magari sotto è morbido, che so, pomodoro, dove c'è da incidere la pelle e non schiacciarla con una lama liscia che non avrebbe presa su una pellicina sottile o sul pane, mentre in questo caso porta via anche quello che taglia, tipo il pane, tira via le briciole e quindi automaticamente taglia anche meglio. Tra l'altro, ancora meglio è quando il coltello a sega è fatto completamente al contrario, cioè invece di avere le punte in fuori ha le parti stondate in fuori, perché così ha l'effetto di portare via e di tagliare. Qualcuno l'ha fatto. Mentre i coltelli alla maliscia, dove c'è bisogno, e flessibili, dove c'è bisogno di fare delle fette sottili, quindi per il carpaccio, per il salmone, per tagliare delle cose molto precise. Mette in mezzo del prosciutto. Vabbè, dal prosciutto oppure per gli arrosti, che ne so, non ha tanto attrito e quindi si permette di fare questo movimento lungo e fare meno volte possibile avanti e indietro. Cioè. E anche per i salumi così si scalda meno, perché l'attrito scalda. Scusa se ti sto in mezzo alle scatole. E poi, per esempio, i coltelli che battono, quindi coltello da cuoco o trinciante, per fare, in questo caso, questo con le lamelle così, fa sì che non ci sia attrito, quindi aderenza, tipo le patate che si tagliano a appiccicarsi al coltello, le verdure, le zucchine o alcuni tipi di formaggi a pasta morbida, con questo permette di staccare meglio la fetta. Ma se fosse liscio va bene per fare i triti, per fare qualsiasi elemento dove c'è bisogno anche di far forza sul taglio. Questo è qua. Mi hanno messo due minuti, ma mi serve ancora. Che è successo? Il mini pimer. Il mini pimer? Grazie. Pensavo di non usarlo più, giustamente. Allora aspetta, guarda. Grazie. Okay. Grazie. Bene. Allora, vengo di qua. Sì. Uno spicchio d'aglio. Con il germe interno lasciato dentro. Vai. Vai. Allora, poi non io te lo dico, poi ognuno fa come vuole, anche perché le mie
I miei consigli sono utili, però vi fanno perdere quel filo di tempo in più. Ci avete ancora un campanello. Io qua vedo queste cialdine che ci vorrà anche poco, ma... No, ma ci serve. Le cuoci in padella, la pasta sfoglia, sì. Non l'ho mai vista cotta in padella. Io ho provato a farla a casa, mi sono venuti bene, anche perché restano comunque soffici, ma esternamente sono un po' croccanti, perché si forma la crosticina. Quindi tu hai, diciamo, adattato il tema sesamo a questa cosa che hai già provato. Sì, ma non solo. Ci piace. Okay. Quindi queste cuociono, ha fatto, non so se li vedete da là, sapete quando si fa la pasta sfoglia con dentro, che so, il formaggio, si arrotola, si fa... Ecco, lei ha messo il sesamo dentro. La parte fondamentale, invece, principale del piatto saranno dei... tronchettini di tonno passati nell'olio, nel sesamo e poi fritti nell'olio, che adesso sesamo. Buono, che si tosta e profuma, che deve andare a una temperatura molto alta il tonno, perché sennò si asciuga tutto, tipo su un fornello bello alto, grande, cambiandolo. Però ho paura che si bruci poi dopo. Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, ma mancano 4 minuti. Ok. Prendete un filetto di salmone, una baffa, lasciate la pelle purché sia squamata e togliete le lische. Lo tagliate a tronchetti di 4 cm e ne passate solo dalla parte della polpa, uno sul sesamo nero e uno sul sesamo bianco. Quindi vi verrà un piatto bello colorato. Cuocete prima violentemente, quindi in padella antiaderente, bella calda, con un filo d'olio dalla parte della pelle, già salata e pepata, in modo che diventi bella croccante. Poi aggiungete una sfumata di vino bianco solo sul fondo, non bagnate il sopra del pesce, e mettete il coperchio. Lì potete profumare, io metto delle fettine di arancia e delle rametti di menta che fanno questo vapore aromatico con il vino. All'inizio lascio del coperchio socchiuso che faccia calore ma che evapori l'alcol. Poi coprite e farà un effetto forno che vi lascia tutto il sesamo sopra, il filetto di salmone ben cotto e succoso e soprattutto profumato di arancia e menta. E si fa con una padella in 8 minuti. Io vorrei sapere una cosa, questo sesamo è un seme, no? Sì. Ecco, come si può fare di un seme il protagonista di un piatto? Allora, te lo dico subito. Adesso è andato anche un po' troppo di moda. Mamma mia, a parte col tonno. Quanto è buono sul pane? Allora, una fetta di pane, il caprino e una pioggia di sesamo. No, il pane cotto sul sesamo. Basta quando vedere il panino dell'hamburger. Esatto. Ah, cioè quel tipo di panino. Sì. Quindi se tu lo usi come panatura, per esempio, come ha fatto lei, ti dà croccantezza, profumo, perché quando si tosta profuma, e ti protegge l'elemento che vai a cuocere, magari col tonno così delicato, che secondo me è già cotto. Esatto. Però mi serve una tonnellata di sesamo, questo voglio dire, no, ave di sesamo. Perché una tonnellata? La panata. Comunque, ecco, io dico, parliamo sempre di un seme, ecco, stiamo calmi, è un quid in più, una smanciata che dai così, dove ti pari. Io una volta penso, ti dico questa cosa, ti faccio ridere, scusate amici, è un quarto d'ora, non ti preoccupare. Allora aspetta, è un quarto d'ora. Guarda. Vai, che faccio? Che faccio? Che faccio? L'hai chiamato? Devo mettere chiedigli la farina. Qualcosa. Sei indietro, manca un minuto, cosa ti posso fare? Devo fare queste. Vai, friggiamo. La farina c'ho. Ah, ma hai chiamato per metterti la farina lì? Puoi raccontare, Riccardo? No. Allora, la salsa è fatta, ripetimi cosa c'era dentro. Allora, c'è un... Perché lavori là? Un cucchiaio di olio, poi c'è del prezzemolo. No, non viene. Ridimi prima, eh? Del prezzemolo, la tahina, e il sesamo e paprika. Se non friggi, tu non ci arrivi alla sfida. Mancano 25 secondi. Ma non... Ma mettilo là, dai, retta tata Simone. Non è qui, la polpetta loro la mangiavano da piccoli, gli ricordano l'infanzia, non erano fatte precise, tranquilla. Vai, ti faccio io la terza, metti a posto, tira fuori la salsa, aggiustala di sapore, prepara il piatto. Faccio io! Quello è il ritmo di una cucina vera, quello che lui sta dicendo. Faccio io. Sì. Grazie. Vai, tirami l'acqua nell'olio, tanto sono qui. Ecco, adesso sciacquo il mini beamer lei, capito? Allora, facciamo così. Abbiamo finito il tempo. Ma l'olio era a 5 milioni di gradi. Ah, perché volete fare troppe cose?
Cosa stai combinando? Non è venuta bene la salsina. È colpa mia? No, è che... Pensavo di sì. Allora, qua ho spento l'olio perché era a 1000 gradi. Ok. Se non ti piace, non è che l'hai ancora già messa, cioè non l'hai già messa nel piatto, puoi evitare, no, di metterla. Che dici? No, no, mi piaceva invece, perché era proprio l'idea di pucciare, l'ho detto prima. Aspetta un attimo. E che cos'è? Vabbè, la acidina. Porca miseria, quanto aglio ci hai messo dentro? No, è buona! È... Dai, dai! Questo mi ha portato fuori. Ecco. Buon appetito! Ricordo che il tema era il sesamo. Lei ha voluto far troppe cose. Ha fritto le melanzane, le ha impastate col pane, ha messo un po' di ingredienti che non ho capito. Ah, ma sta già la salsina. L'ho già sentita, grazie. Grazie anche per l'alitata. È buona? Allora, sì, effettivamente troppe cose. La polpetta non è riuscita. La salsina non mi pronuncio perché effettivamente è un concentrato d'aglio. Oh. No. Ma lo sai o non lo sai? Allora, chiederei intanto 6 litri d'acqua. No, 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 no. È questo, no, no. C'è la taina. Assaggia che è buona. No, ah, sì, no, sì. Bravo, così ti voglio coraggioso. Buono. Ammazza. Vado a Fiuggi e torno, Ragazzi, la frase è una sola, era quella che io temevo. Scusami. Sesamo missing. Sì, effettivamente... Vabbè, non è che si può cucinare, diciamo, un piatto di sesamo. Era quello che stavo dicendo prima, ma mi ridevate in faccia. Però si potrebbe, per esempio, per aumentare il sapore, siccome esiste l'olio di sesamo, è anche buonissimo. Moltissimo, è molto buono, si può usare in tanti modi, ecco. E poi... Ecco, poca. Eh? Poca. Il giusto, il giusto per il piatto, poi vediamo se... Certo. Grazie del consiglio. No, ti volevo so che lo fai per il mio bene. Certo. Ringrazio per il quarto bicchiere di acqua. Temo che ci sia ampio spazio al miglioramento, perché tra è difficile parlare dopo perché la melanzana un po' cruda e il resto così si può migliorare. Si può migliorare. Bene, non avremo pubbliche relazioni per una settimana. Però ora puliamoci la bocca, nel senso che qua c'è il ginger che pulisce molto. Speriamo. Dalla freschezza ci sono degli stick di sfoglia con il sesamo e c'è il tonno che riprende lo stick della sfoglia, anche quello passato nel sesamo. Salsa al mandarino. Avrei cotto allora, meno il tonno intanto, è un po' troppo cotto. Mi piace la panatura, croccante, carina la salsa al mandarino. Mi piace anche questo qui fatto con il sesamo, però effettivamente forse non so se sia la tipologia di cottura, sì. È rimasto ancora un po' crudo. È la cottura in padella. Che e quindi la sfoglia cruda spicci. Non è il massimo, però l'utilizzo del sesamo con il tonno, okay. Sicuramente abbinamento perfetto. Meno male, grazie. È rosato ancora, era troppo cotto? Secondo me, io l'avrei tenuto ancora un pochino più crudo, proprio scottato. Ma il tonno è un attimo, basta che... infatti per me... Ma la signora ha pensato anche a me. Che non mangi sì. Più cotto. Ecco. Mandarino, Rick. Secondo me serve perché ti pulisce un po'. No, ma è buono, già lo sento. Non avrei immaginato che sarebbe venuto così bene il tuna. Però qui il sesamo c'è.
che io ti voglio dire, cioè è impanato nel sesamo e il sesamo si sente. Sai cos'è? Seriamente, che forse essendo un po' più delicato il piatto, il sesamo viene fuori un po' meglio. Eh sì. In questo caso qui mi sarebbe piaciuto anche il sesamo quello nero, che faceva un contrasto. Lo volevo mettere, poi tomato. Un contrasto interessante. No, è un'osservazione del tutto. Solo cromatica, diciamo. Cromatica puramente. C'è ancora tanta paura in cucina, Simone. Beh, questo. Paura di provare? Ah, tu lo dici? Sì, esatto. Non hai capito che io, ecco, mi viene un'idea, sesamo nero, non ce l'ho, dico, un'altra volta, però l'avrei fatto. Finalmente si è mangiato aggiustamente anche il ginger, perché certo, se c'è... che era buono. Tu non l'hai assaggiato. No, però l'ho intuito. Il ginger sì, però se fosse stato fatto molto più sottile, combinava molto bene, va benissimo con il tonno, va bene anche col sesamo. Io avrei messo l'arancia, il mandarino è molto dolce, oppure più limone mescolato con l'arancia, però è un piatto interessante. Diciamo che anche qui c'è spazio al miglioramento, perché è venuto io infatti un po' l'ho molle. Detto, non l'ho mai vista cotta così, però ho aspettato. No, allora, con il celeste, polpettina di Lucilla con melanzana e salsa al profumo leggero di aglietto. Ma cosa stai facendo? È un very nice. Vedi? Se metta apprezza. Incitamelo anche. Apprezza. È un 2 quello lì? Sì. Ok. No, per saperlo, perché nessuno l'ha capito neanche dalla regia. No, vabbè. E arriviamo al pesciolino di Grazia. Il tonno in crosta di sesamo con ginger mandarino e eliche di pasta sfoglia al sesamo. Devo presentare i miei due cugini. 12-6 per Grazia. Brava. Allora, 22-20, due punti soli. Giardiniera o gratin? Aspetta, è una prova di presentazione, guardami. È il piatto, l'idea, non lo mangiano, è più il colore, la forma. Gratin. Lei ride sempre, io mi fai morire. È il gratin il tema della prova di presentazione. Gratin, che vuol dire tante cose, si può fare di pesce, di carne, di verdure, deve esserci sopra, mi raccomando, l'effetto gratin, eh? Però non servirà che sia tutto ben cotto, tutto preciso, ma che sia bello. Come le polpette. Non parlo più con la N. 7 minuti, via. Certo, tra giardiniere e gratin, uno dice cosa presento meglio? Il gratin. No, finisci, non ho capito il concetto. La giardiniera. Ah, giardiniera? Più facile. Con le mani, il gratin ci facciamo 2 risate. Ah, perché dici che già per fare una cottura, comunque un minimo di cottura in forno. Ho già parlato con la giuria, voto massimo 2. Perché? Me perché è molto difficile. Vabbè, aspetta, magari ti stupisco. Vediamo. E ti scappa un 6. Io non ho mai fatto un gratin in vita mia a casa, non viene. Viene tutto bruciato, la gente non se lo mangia, ti danni, ti sdrumi, tanto vale rusticceria. Allora, ti devo spiegare questa cosa. Perché io senza saperlo so già il perché. La rotella dove ci sono scritti i numerini che arrivano a 2,50 non per forza va sempre... Si chiama termostato. Sì, ma cerco di fare... Non sempre va girata fino a che non si rompe, fino a 2,50. Ci sono anche temperature intermedie, tipo 200, con il quale poter gratinare le cose, quei 7 minuti, 6 minuti... Senza... I forni che ci abbiamo a casa noi, caro cucciolo, non sono come i tuoi, quelli che costano 4 miliardi. Se io metto 200, va a 50, hai capito? Dice, questo forno non funziona, alzi a 2,50 e ci va subito. Hai capito perché non riesce il gratin a casa? Allora, immagino che tu faccia spesso dei soufflé. Certo, infatti è così. Infatti uno quando va al ristorante, ma porta un bel gratin.
Hai capito? Ma così proprio perché non lo mangiamo. Chiara invece lo fa. Io lo faccio. Chiara piace poi da presentare anche più. Come, come lo fai, Gioia? A me piace perché se fai gratinare tipo, non so, una capasanta come sta facendo lei con sopra la frutta secca ti dà anche colore, quindi a presentare più bello. Ma puoi fare anche dolce al gratin. Puoi fare anche le albicocche al gratin, che sono bellissime. Le albicocche al gratin. Sì, anche ma possiamo dire a crudo, le patate dauphinoise sì, sono patate crude tagliate sottilissime con su della panna a rigore, loro mettono panna liquida. Metti un attimo, fai al gratin, i finocchi al gratin, il cavolfiore al gratin, la brucia. Allora ti dico una cosa, ti faccio un piatto elaborato col finocchio che ho fatto in tanti anni di vita passata, ok? Prendo i finocchi, li taglio in mille pezzi con dei coltelli di marca, poi li metto nella vaporiera, si ammalviscono tutti. Quando si sono, ammalviscono. Okay. Quando diventano proprio frascichi, tu li tiri fuori, ci metti un chilo di parmigiano sopra, il pepe, te lo mangi! Lui, allora, Riccardo va a fare la spesa e prende tre carrelli. E uno lo riempie di parmigiano, uno lo riempie di pepe, e uno lo riempie di mezze maniche. Esatto. Il guanciale c'ha... Ho bisogno del suo gratissimo aiuto. Dica. Mi fai le roselline con i pomodorini? Allora. Quattro roselline bastano. Quattro roselline? Quattro con roselline. I pomodorini o con il pomodoro? Con i pomodorini. Grazie. Lavoro certosino. Prendete un bisturi in sala operatoria. Ma il bello è che non me lo chiede all'inizio. No. Mi chiedo quando manca. No, tre minuti e mezzo ce no, la faccio. No, dai. Allora, che ci fai? Mi servono per la decorazione, indovina un po'. Il forno, la cappasanta è già in forno. Di sì? Là sei già infornata? No. No, figure, è l'ultimo. Allora, stai facendo un fondo di sale. Di sale grosso, dove poi sopra metto le capesante e le cozze gratinate. Guarnisco con le roselline, l'erba cipollina e qualcosa che mi invento all'ultimo momento. Allora, faccio spesso questa domanda, mi piace, quando c'è tempo. Personaggio famoso per cui vorresti cucinare, cosa gli faresti? Allora, personaggio famoso, il commissario Montalbano. Ma Luca Zingare, il commissario Montalbano non esiste. Allora, dunque, inviterei comunque un personaggio che ha la parata del commissario Montalbano per sentire i commenti in cucina in siciliano. Ah, perché ecco, Luca Zingare, chiamiamolo Luca. Tagliavo come stava preparando mia moglie, bellino insomma. Va bene, ecco, usa termini un po'. E cosa gli faresti? Gli farei dei piatti di pesce, ma è una sfida perché lui sicuramente mangia meglio di quelli che faccio io. Però... Anche con queste mani fare le roselline è una sfida, però ce l'ho fatta. Grazie. Te le sto facendo minuscole. Sì, va benissimo, perché sennò poi coprono il piatto. Guarda là. Oppure inviterei anche Va bene Artusi. Così, dove te la metto? Mi lasci lì che poi devo vedere come sistemare quando ho messo Artusi? Le cose. Sì. Pellegrino Artusi, però non c'è, però lo inviterei. È protagonista di un giallo di Mavaldi, molto carino. Senti Lucilla, io sono qui che sto facendo dei bouquet, ma di là... Stiamo aspettando che... Ci vuole il forno con quello di Riccardo. Diventi una crosticina. Hai già fatto tutto quello che ti serve fare? Sì, sì. Ok. Devo solo impiattare. Tu cosa stai facendo? Che io ho parlato qua di cappesante, siamo stati poco sulle vostre ricette, quindi... Lei cappesante gratinata con la frutta secca, se non erro. No, non frutta no. secca. No, cosa? È un'impanatura fatta con pan grattato, pecorino, chiara dell'uovo, un po' di basilico e la maggiorana. Ok, e di là Lucilla invece? No, io invece ho fatto un rotolo con il formaggio, e per cui c'è della... gorgonzola, ricotta fresca. Con la pasta all'uovo l'hai fatto il rotolo? Sì, e ripieno anche con dei tocchetti di fesa di tacchino. Ah. Poi tra l'altro è un piatto veloce da preparare perché in realtà la sera a volte torniamo a casa, non abbiamo molto tempo in cucina, è un piatto appetitoso. Sai quanto tempo hai tu? Zero. 3, 2, 1. Stop! Fatto. Se si tirava fuori dal forno un pochino prima... Era per dare il colore giusto. Ah, vabbè, allora provo. Due. Adesso mi scotto, no. Ma non è gratinato. Stop! Perché mi fate fare il cattivo? Dai, abbiamo quei due minuti Ma fate più. Quel che vi pare. Guarda, mi siedo, guarda. Qua. Dai. Guardati a Metta come è arrabbiata. Ammetta, fa la faccia arrabbiata, fa la faccia arrabbiata. Ma che sono molto arrabbiata. Fatto. Beh.
Io sento che adesso Simone dà la pubblicità, poi non me lo sento, guarda. Ma sai sì, pubblicità. Hai visto? Amici Cuochi in Fiamme, siamo tornati in studio dentro a una bella sfida. Allora, Grazia conduce 22-20 su Lucilla. L'ultima sfida era presentazione, come sempre, ma gratin come tema. Lucilla ha fatto un cannellone poi tagliato, un rotolo, con tutti i formaggi, gratin. Piatto goloso sicuramente, ti viene voglia di mangiarlo, manca un po' l'effetto gratin, ma per mancanza di tempo, ti dico la verità, io l'avrei lasciato nella terrina con cui l'hai infornato. Che altro era la presentazione, io ci provo sempre a dire di, in questo caso per assurdo, curare meno la cottura, la farcitura, ma ci interessa come è disposto. Con tutto l'affetto per la scelta del piatto, i colori spiccano bene sopra. Giallo e verde stanno benissimo, il blu, purtroppo c'è il problema della neige, tu lo sai, e ovviamente il gratin. Where is the gratin? Traduco, per i neofiti di Cuochi e Fiamme, nuovi amici che ci seguono, del caso la neige, tutto quello che è sbriciolato, polverizzato. Sopra dall'alto, eccetto il pepper, quello è sempre gradito, qui... Qui vogliamo dire che il piatto è pronto per essere gratinato. È pronto per andare a essere gratinato. Così non è un gratin, così è una pasta con... Perché ridi? Mi fai ridere perché dici il piatto è pronto per essere gratinato. Nel senso manca proprio il gratin. Manca il gratin, cioè sarebbe venuto certamente carino. Bisognava fare tutto diverso, tutto il procedimento. Passiamo a Lucilla che ha fatto pesce, capesante e cozze gratinate. Grazie, scusa. Qui il gratin c'è e c'è anche l'effetto croccante che deve avere il gratin. Ovviamente con una capesanta hai fatto una scelta giusta anche di ingrediente. È molto bello, è disposto bene, le roselline sono meravigliose. E grazie Simone. E però sei stata brava perché questo fondo di sale grosso è bello perché crea proprio un fondo bianco che normalmente non siamo abituati a vedere con questo piatto, quindi bello, brava, grazie. Allora qui mi fa piacere, abbiamo parlato di neige prima, perché qui c'è la neige di quest'erba, non so cos'è, cipollina. Cipollaus, però dove sta? Sta pure su queste valve esagerate? No, sta nel coso, cioè diventa un concetto programmatico. Molto bello, ho capito cos'è il gratin, quindi io dico good. I like the dish also. Okay. Good. Scelto molto bene il piatto e il fondo di sale, sì. È molto originale questo fondo, peraltro fatto molto bene con le sue erbette, che ricorda anche una cottura sul sale, per esempio, che è una cottura primitiva, molto buona, molto interessante. Per quanto riguarda le conchiglie, devo dire che si poteva oggettivamente fare molto meglio, perché andavano molto più riempite, livellate in maniera paritaria, e il pane grattugiato doveva coprire tutto, sì. Quindi discuto proprio sui fondamentali. A me, io, a gusto mio personale, piace quando non sono troppo coperte, però da una parte si rischia che siano un po' più asciutte, quindi lì a gusto anche. Ma allora dovranno essere comunque uniformi. Mm. Signori, con il celeste, Lucilla... Sono due punti di differenza. Chi si porta a casa il nostro kit? Che cattivo oggi. Il gratin, cioè, devo essere onesti. Il tema, ricordiamo, era il gratin. Questa è l'interpretazione di Grazia. Se vi siete persi qualcosa, vi ricordo che lo trovate sul nostro sito o sul nostro Facebook. O chiamate Riccardo Rosso al cellulare, dopo ve lo do. Grazie, ha fatto 11 e si porta a casa il kit. Ciao. Grazie. Ma grazie mille. 11 a? 11 a 4. 4. 4 sole è andata, un bacetto. Non fa niente. Mancava il grill, troppo ricettata la prova. Venite con me. No. Fatti un applauso.
Guarda che sportive che sono. Oh, mi sorride, sorride. Che fai domani sera alle 18:40? Io vedo Cuochi e Fiamme sulla 7D come Domodossola. Ci siamo anche domani. Esatto, è così. Siamo qua. Siamo qua. Rimanete là. Anzi, andiamo da loro? Andiamo dal Grattè. Stiamo venendo. Veramente un po' più.